È una ricetta che mi riporta dritto alla mia adolescenza. Un piatto che mia madre cucinava spessissimo. E ora a pensarci forse ce voleva ubriacare. Tipo che sperava nell'abbiocco. Boh, comunque è una ricetta che mi è rimasta nel cuore e nella mente. E quindi oggi la ripropongo a voi. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, cliccate sul tastino qui in basso iscriviti per rimanere aggiornati sulle prossime ricette. Adesso vi lascio al pollo al vino. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's all right. Iniziamo prendendo delle cipolle, le dividiamo a metà e le tagliamo a fettine piuttosto sottili. Irroriamo una padella con un abbondante filo d'olio e facciamo appassire la nostra cipolla a fuoco basso, coprendo il tegame con un coperchio. Appassita la cipolla, aggiungiamo il pollo e lo facciamo colorire da entrambi i lati a fiamma viva. Aggiungiamo quindi del rosmarino, della salvia, del pepe in grani e del sale. Portiamo la fiamma al minimo e erroriamo la preparazione con dell'abbondante vino rosso a copertura. Facciamo quindi sobbollire il vino, mettiamo il coperchio e facciamo cuocere fino a quasi completa evaporazione del vino. Mi raccomando, deve rimanere un po' di sughetto. Se volete, a metà cottura possiamo sfilacciare il pollo e lo possiamo cuocere col sughetto in modo che venga molto più saporito. Ecco pronto il nostro pollo, profumatissimo, con una cascata di salsa al vino. È veramente un piacere gustare questa prelibatezza. Buon pollo al vino a tutti! Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando se vi è piaciuto lasciate un like, condividete sui vari social e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi saluto, vi aspetto alla prossima video ricetta e se vi interessa la ricetta scritta del pollo al vino la trovate su www.fabbriefornelli.com. Un saluto a tutti e alla prossima!